Ciao a tutti amici, bentornati su un nuovo video tutorial dei prodotti Equo. Oggi sono qui con voi per parlarvi di Acqua Chiara Marino. Acqua Chiara Marino è un flocculante polimerico inorganico e fa parte della famiglia dei condizionatori e specifici. Come prima cosa vi faccio sempre notare come Equo distingue i prodotti con questo logo che vedete sulla confezione e vi faccio anche notare la striscia azzurra che ci va ad indicare che è un prodotto esclusivamente per acquario marino. Bene, e dopo questa intro andiamo subito a vedere che cos'è acqua chiara. Durante le fasi di allestimento di un nuovo acquario marino e dopo i cambi d'acqua periodici, così come in seguito a reazioni chimiche nell'acquario e proliferazione di origine batterica, è normale che si formi in acquario una persistente e antiestetica torbidità. Questo indesiderato effetto è dovuto dalla presenza di millimetriche e micrometriche particelle minerali ed organiche in sospensione. I tempi necessari per una naturale precipitazione di tali particelle possono essere molto lunghi e si accrescono moltissimo per le particelle di dimensioni micrometriche. Per eliminare rapidamente la sgradevole torbidità è necessario utilizzare appositi prodotti flocculanti, che prima determinano l'aggregazione delle piccole particelle, aumentando così le dimensioni, quindi ne accelerano la sedimentazione. Acqua Chiara Marino è un efficace flocculante polimerico inorganico che permette di ridurre notevolmente i tempi naturali di sedimentazione delle particelle che determinano l'effetto torbidità. La sua introduzione in acquario nelle dosi consigliate causa la precipitazione delle particelle in sospensione sul fondo della vasca e forma infiocchi visibili ad occhio nudo. Tali fiocchi possono essere quindi rimossi dalla vasca mediante un'efficace filtrazione o sifonatura. Inoltre, è importante sottolineare come l'utilizzo di acqua chiara marino contribuisce all'eliminazione dei fosfati dall'acquario. Bene, dopo aver visto che cos'è, quali sono i vantaggi che abbiamo utilizzando acqua chiara marino? Andiamolo a vedere. Efficace eliminazione della torbidità, non tossico per i pesci invertebrati e altri organismi ospiti del vostro acquario, effetto aggregante e flocculante in un unico prodotto, a differenza di molti prodotti che richiedono l'uso separato di due differenti sostanze. Effetto collaterale di rimozione di fosfati, semplice eliminazione dei fiocchi che si formano in sospensione e poi precipitano sul fondo dell'acquario, mediante filtrazione e sifonatura. Bene, dopo aver visto quali sono i vantaggi di acqua chiara marino, vediamo anche qual è la sua composizione. La sua composizione è un flocculante polimerico inorganico e i suoi dosaggi sono 5 ml ogni 200 litri di acqua in acquario. E bene, come si usa però acqua chiara marino? Andiamola a vedere. Aggiungere la dose necessaria in mezzo litro di acqua, miscelare la soluzione e poi versare in acquario. Essendo un composto acido, può provocare l'abbassamento del pH, pertanto porre attenzione alla durezza carbonatica prima di dosarlo. Ripetere il trattamento in occasione di ogni cambio d'acqua periodico. Il primo effetto all'aggiunta di acqua chiara marino nell'acquario è quello della formazione di un'intensa nuvola opaca. Questo non è un sintomo di malfunzionamento di acqua chiara marino, ma solo il segno che ha cominciato la sua attività di rimozione della torbidità. In questa fase, infatti, acqua chiara marino promuove l'aggregazione delle microparticelle, così da formare aggregati di dimensioni tali da essere visibili ad occhio nudo. Nel giro di poche ore, tutte queste macroparticelle flocculano sul fondo della vasca e possono essere rimosse mediante filtrazione e sifonatura, mentre l'acqua del vostro acquario risulterà estremamente più limpida e chiara. Al termine dell'azione di acqua chiara marino è necessario procedere con la pulizia del filtro meccanico, fibra o spugne. Avvertenze e precauzioni: acqua chiara marino può essere utilizzato senza problemi in acquari di acquamarini. Si consiglia però di tenere sotto controllo la durezza carbonatica, KH,
in quanto se inferiore a 8 di KH si potrebbe avere un improvviso calo del pH. E come ultima cosa andiamo a vedere in che formati lo possiamo trovare nei negozi. Nei negozi lo troviamo in flaconi da 100 ml, 250 ml o 500 ml oppure in taniche da 2,5 litri o 5 litri. E vi ricordo anche che sul sito dell'Equo potrete trovare la scheda di sicurezza del prodotto. E io vi ringrazio per avermi seguito anche questa volta, vi invito ad andare a vedere altri video di prodotti Equo che vi possono interessare e non mi resta che salutarvi. Grazie per avermi seguito, buon rifiuto a tutti, ciao!